Assessore Guttafusso, si è discusso molto sui social in questi giorni sulle luminarie natalizie. Cosa accadrà sotto questo punto di vista a Francavilla nel periodo delle festività di dicembre? Sì, è stata una discussione aperta su tutto il territorio nazionale, luminarie sì, luminarie no. Noi abbiamo riflettuto, abbiamo valutato e abbiamo ritenuto che a fianco all'assistenza alle famiglie bisognose con buoni acquisto alimentari, sicuramente dobbiamo dare anche un segnale di speranza e di rinascita alla città. Quindi abbiamo pensato di andare avanti con le luminarie, far trovare una città accogliente e natalizia proprio per dare questo segnale di speranza e per far lavorare anche le attività commerciali, cioè la nostra città deve essere pronta e ad accogliere chiunque voglia venire a fare acquisto o a fare una semplice passeggiata, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento, norme Covid in generale. Sì, quindi è un modo per incoraggiare a tornare alla vita, diciamo così, soprattutto in questo momento di grande difficoltà. Sì, assolutamente questo. Noi, come abbiamo fatto nella scorsa estate, non vogliamo mai tirare remi in barca e vogliamo sempre andare avanti, incoraggiare tutti a lavorare e a sperare che presto si torni alla normalità. Sì, a questo proposito parte l'iniziativa Compro Francavilla. Sì, abbiamo un commercio in grande sofferenza e quindi abbiamo pensato di avviare un'iniziativa a loro sostegno. Abbiamo creato una pagina internet www.comproafrancavilla.it nella quale tutte le attività potranno mettere in vetrina le loro offerte e la loro attività. E contestualmente abbiamo già lanciato una pagina Facebook, Compro Francavilla, e una pagina social in cui proprio punteremo sui social per spingere le offerte e le proposte delle attività commerciali. Quindi la pagina è già attiva, invitiamo tutti a partecipare, tutte le attività commerciali, ad inviare il materiale da pubblicare su queste pagine. È un modo non solo per aiutare queste attività commerciali, ma proprio anche per invitare i cittadini a spendere nella nostra città. Dobbiamo tutti fare qualcosa affinché queste saracinesche non restino abbassate. Le città spente sarebbero tremende. E quindi è un modo per aiutare i commercianti e per sensibilizzare il cittadino a spingere ad acquistare a Francavilla e andare su queste pagine social per vedere quali sono le offerte e anche le proposte economiche, perché tante volte ci sono delle grandi convenienze economiche che però il cittadino non conosce e quindi magari è spinto ad acquistare su grandi altri promotori quali Amazon. Dobbiamo in questo momento aiutare la città. Quindi ci sono sulla pagina Facebook trovate tutte le indicazioni per poter mandare il materiale, c'è un avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Francavilla e posso anche sin da adesso dare i riferimenti, potrete inviare il vostro materiale al numero WhatsApp 329 17 12 325 oppure se preferite via mail all'indirizzo comprofrancavilla@gmail.com. Grazie mille.